Ciao, Eccoci! Gaia! Come stai? Bene, Bene, tu? grazie. Ero qua Grazie per che ti l'invito. aspettavo. Ma va, figurati, grazie a te. Amore. Come stai? Tutto bene? Bene, tutto Tutto ottimo? ottimo. Iniziamo a parlare subito in portoghese. Vai, tutto ottimo. Com'è che si Vai, dice? sei skillato? Ma io un pochetto, perché avevo una fidanzata che era brasiliana. Ah, Quindi quindi sei avvantaggiato. qualcosa sapevo. E io mi Ok. ricordo, tipo, io so cantare parabéns pra você, Você nessa data querida, querida, muita muitas felicidade, felicidades, muitos anos de. vida. Ecco, complimenti. Beh, Parabéns. devo dire che la canzone più famosa al mondo è questa e tu la sai in portoghese, quindi passi l'esame. Ok, beh, no, ma lì poi è tutto un fatto di pronuncia, perché cioè, quando uno dice portoghese, Brasile, subito quanti diranno saudade? Zão. Che poi Não. vogliamo dire che, per esempio, in portoghese, ma c'è una differenza tra portoghese e brasiliano, innanzitutto? Allora, si dice portoghese brasiliano e portoghese del Portogallo. È sempre Ok. portoghese perché il Brasile è stato colonizzato dai portoghesi nel 1500. Ok, ma facciamo anche lezioni di storia, cioè oggi Ma proprio. guarda, ma me lo ricordo giusto perché è il 1500, cioè non puoi sbagliarti. Ero tondo. E quindi si dice portoghese, però è molto diverso. Il portoghese del Portogallo è più stretto, più mangiato. Il portoghese do Portugal è così. Cioè, Il nostro è come la differenza tra inglese dell'Inghilterra e inglese britannico americano. e inglese americano, sì. Il portoghese del Brasile è un po' più musicale. Ok, fammi sentire qualcosa. Tipo, se eu tivesse que conversar com você em português, eu falaria assim. Invece Ah, in sì. portoghese del Portogallo, se eu tivesse di che falare português con você, seria assim. Un po' Ah, tutto un po' più stenuto. più stretto. Un po' come quelli del nord, tutti un po' così un po' più Esatto. formali, Infatti, delle cose un po' più Europa, tutto un organizzate. po' così, Sud America. E invece, dai, è zin, bella, Esatto. fratè. Ok, Roma-Milano, stessa cosa. Più o meno, sì. Ok, e poi un'altra regola fondamentale è la D di Domodossola, che Esatto, che è G. esatto, perché per esempio io mi ricordo quando c'era un portiere del Milan, si chiamava Dida, cioè scritto Dida. Tutti i Gida. telecronisti, ma tutti i telecronisti lo chiamavano Dida, sbagliavano, giusto? Eh Perché sì. avrebbero dovuto dire Gida. 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 Ma anch'io Esatto. questa cosa invece l'ho scoperta perché appunto la zia di questa mia ex fidanzata si chiamava Di Gida, cioè tutti io l'ho sempre sentita chiamare Gida. Un giorno non so Eh perché. no, è perché è tipo madrina, invece che dire Ginda. Che è la madrina, tu dici Gida, anche la mia zia la chiamo Gida. Ah, ok, vuol dire zia. Infatti era la sua zia. Ok, ora ho scoperto un'altra Vedi? cosa. Ho sempre pensato si chiamasse Gida. Cioè no. No, e ci sono altre parole con la D che però. Ah, tipo quello lì, il dolce, la mu, come si chiama? Dossi di leite. Ok, anche lì perché, Lì, adesso però insomma, fa una inizia cosa. che è dossi, può essere sia di dura, quindi dossi, G. Aspetta, perché come si scrive? Io qua ho carta e penna. Come si scrive? Io lo vedo Preparatissimo. sempre dal gelataio. Si scrive Deuche, No, Deleche. No, no. Deuce. Dossi, di oci essi, la C con la Allora, C, con D O. C e. Doce? Sì, dossi, anche la Doce. E a volte può essere I alla fine della parola. Non è Doce. dossi. Dossi, De? de, De, come de? sì, staccato leite. Come si scrive leite? Lece? Leite, le, Ah, no. leite e si legge leici. Ah, ok. E scusa, però quando tipo ai gelatai, no? Quando si va in Italia, spesso c'è questo gusto. Però sì, c'è anche la versione argentina o comunque in spagnolo che è dulce de leche. Ok, quindi tipo per fare i fighi, no? Dopo, se no, dopo, Sì. vabbè, in un'altra vita. Finita la quarantena, se volessi andare a prendere un gelato, sono ancora settato sulla vita normale. No, quando finirà la Meglio quarantena, così, meglio potremo andare. essere settati nella vita normale. E quando finirà la quarantena andremo a prendere un gelato per fare i fighi, com'è, bisogna dirgli? Posso avere quel gusto là che si dice? Posso avere un sorvegci di dossi di leici, per Di favore? soci di leici.
Dossi Gilleci. Qua sai Vabbè, dove ci manda? lavoriamo. Qua a Roma sai dove mandano? Che hai detto che poi tu... Va bene, poi Parla altre in skill... italiano, frate. Parla come magni. Parla come Altre magni. skill... Se io dovessi dire mi chiamo Nicolò, come si dice? Meu Eu? nome è Nicolò. No, Meu nome meu è nome? Meu? Meu. Meu nome? Nome, però si Ah, dice no. nomi. Ah, nome, ma si legge nomi, eh? Esatto. È e la E l'accenti dall'altra parte? Ma manco una S, EUS, no, Eh no, tutti, è perché tutti pensano che sia tutta questa è tutto ma non ci sono tutte ste ok. S. Meu Meu nomi, nome è Nicolò. ok, quello è normale. Io fallo italiano, io fallo portoghese, insomma. Eu Eu falo fallo, ok. portoghese. Invece mi ricordo da un film di De Sica, mi Vai. ricordo come si dice rimasto solo. Fica sozinha? Você ficou sozinha? E lui piano Esatto. schiaffo da una perché la ragazza Esattamente. era Natale a Rio. Quindi fica sozinha. E sozinha come si scrive? Sozinh. Ah, sozinha, sozinha, sozinha. Però Ok, è al perché... maschile sozinho, quindi finisce con la O. Ah, quindi io sono sozinho. Tu Sono sei solo. sozinho. E A tu sei meno sozinho. che tu non ci abbia nascosto qualcosa, sei No, sozinho. non tengo palabras. Ok, poi un'altra cosa. Se entro in un ristorante e devo dire siamo in due, possiamo sederci a quel tavolo là? Proprio quello, quello. Come se disse. Ok. Nós somos em dois e a Nos. gente pode... Nós Nos. somos em dois. Nós Sì? Somos. somos. Somus, con la U. Somos. Somos. Sì. Sì. N. E M. M. Dopo. Dois. Dois. Ok. Dois. Sì. Nos No, poderíamos. nos volemos. Mi ricordo il Nós film. poderíamos comer naquela mesa. Naquela mesa, che vuol dire quella? Aquela mesa, eu quero aquela mesa. In quel tavolo là. Aquela Ok. mesa. Aquella. Quindi è un po' anche un po' napoletano, ok? Che il tavolo Sì, là. aquela, capito? Quella. Siamo tutti sotto le 14, tutti sta buono. Esatto. C'è Ok. quella passion che accomuna un po'. E tipo, Napoli, quanti il anni sud hai? di lì. Come si dice? Quantos anos você tem? Você tem una riserva. Ah, ok, questa è un'altra cosa. Ma Tem una riserva. riserva, quella è la quando hai chiamato La prenotazione. per sì, prenotare il tavolo, sì. Qui, abbiamo chiamato a nome Gaia, come si dice? A Non sé. gente chamou, nós chamamos. Perché si può dire sia nos chamamos, che è più corretto, oppure in maniera un po' più colloquiale, a gente chamou. A gente si chiama. Ok. E come si dice, com'è andata l'esperienza, amici? Come fu l'esperienza, no, amici? Ah no, vabbè, amici, amici non c'è tipo una parola. Vabbè, Amigos, però insomma, marchio certo. registrato rimane quello, no? Hai ragione, certo. Vabbè, com'è andata? Allora, te la Beh. rifaccio. Allora, Ti rispondo in portoghese a sto punto, meglio che a andiamo sto punto la subito. lezione è finita. Siamo liberi. Ok, andate in Poi. pace. Ma è andata molto bene, cioè sono contenta. È stato lungo perché comunque non li senti, ma sono comunque 5-6 mesi in cui.